democrazia imperialistica, no? Questo non è una novità. Conosciamo esempi della storia a noi più vicina di grandi stati che si reggono con principi di tipo democratico al proprio interno, talora anche molto seriamente praticati, e che però esercitano un dominio più o meno esplicito di tipo imperiale nell'Ottocento e fino alla Seconda Guerra Mondiale con veri e propri imperi, e dopo in altre forme. Quindi, diciamo, la convivenza tra un regime politico di tipo democratico e la pratica imperiale di sfruttamento di altri, potremmo dire, ha un incunabolo in questo antecedente ateniese. Però vorrei soggiungere che, per quel che riguarda la complicatissima definizione che Tucidide fa pronunciare a Pericle quando gli deve descrivere il sistema politico ateniese, in quella complicatissima mescolanza di toni, è vero che si dice nelle controversie private siamo tutti uguali davanti alla legge, poi dice nella lotta politica, nella vita pubblica, conta chi ha idee migliori, e comunque il termine democrazia è un termine di comodo che non rende il contenuto di queste due definizioni. Quindi è Tucidide Pericleo o Pericle Tucidideo che ci fa, che attrae la nostra attenzione sul fatto che democrazia nel linguaggio politico greco è un termine violento, è un termine che indica un kratos, una forza, una dominanza di una parte della comunità, cioè del demo. Ecco perché stride con la realtà concreta l'affermazione in tribunale siamo tutti uguali. Lui sa benissimo che nei tribunali ateniesi non è così, ma se vogliamo potremmo dire che c'è un altro punto dell'epitafio ancora più sconcertante per noi: filosofumen, noi pratichiamo la filosofia con semplicità, ed è il politico che ha dovuto salvare Anassagora.